Ciao a tutti, sono Giuseppe Tolo, il fiduciario della condotta Slow Food di Forlì e sono qui per descrivere quelli che saranno gli eventi che noi porteremo all'interno di Innovazione Responsabile. Stranamente, le giornate dell'innovazione responsabile coincidono con lo Slow Food Day e ancora di più coincidono con i temi che noi avremmo dovuto affrontare con lo Slow Food Day, perché quest'anno Slow Food ha deciso di impostare proprio questa festa che viene fatta tutti gli anni, proprio focalizzando tutte le iniziative che vengono fatte non solo qui a Forlì ma anche in tutta Italia, focalizzandole appunto sul contenimento degli sprechi alimentari. E alla fine, visto che anche l'innovazione responsabile quest'anno parla proprio di questo tema qua, abbiamo pensato di unire le due cose. Per cui il primo appuntamento è sabato mattina alle ore 11 in via Giorgio Regnoli 41, con un dibattito dove saranno protagonisti Andrea Segre e Pamela Damiano della sede Slow Food nazionale, che parleranno proprio di esperienze di vita. Cosa si intende per esperienze di vita? Persone che hanno deciso di avere un approccio con la vita, cercando di arrivare, non so, ad avere un impatto più vicino possibile allo zero, e per avere anche la consapevolezza poi di gestire proprio questa vita e fare delle scelte che abbiano un basso impatto ambientale, ma non solo. Oltre a Segre e a Pamela Damiano ci saranno poi dopo anche degli interventi, verranno proposte delle realtà, cioè ci saranno proprio delle persone che porteranno il loro contributo spiegando quello che è stato il cambiamento della loro vita, cioè gente che fino al giorno prima aveva fatto, non so, il ragioniere e poi a un certo punto il giorno dopo si è messo a fare il pane, insomma, con la pasta madre, andando a recuperare grani antichi, andando su in montagna e a fare appunto a gestire un altro stile di vita. E questo è praticamente l'evento che ci sarà alle 11 in via Giorgio Regnoli 41. Ciao a tutti, io sono Andrea Laghi della condotta Slow Food di Forlì. Il secondo evento, la seconda tappa della nostra giornata, sabato 18, all'interno di Innovazione Responsabile, che vi presento, è quello del laboratorio di pasta madre, vale a dire un laboratorio che, oltre a dare la possibilità alle persone di capire un po' come si può cominciare a farsi il pane in casa con ingredienti totalmente naturali, avrà anche una parte dedicata allo spaccio, quello che chiamiamo spaccio proprio di pasta madre, che viene fatto in maniera totalmente gratuita dagli appartenenti alla comunità del cibo di pasta madre e che ovviamente si inserisce secondo noi molto bene nel tema più generale di quello di provare a ritornare a un tipo di alimentazione di cibo che sia un cibo focalizzato sul riuso. E ecco, non c'è nulla di più simbolico e di più rappresentativo di questa cosa come il pane fatto con pasta madre, e sapete che la pasta madre è qualcosa che non si butta mai via, che rimane dopo ogni lavorazione in ogni casa e viene ripreso per far ripartire la lievitazione del pane stesso. Quindi dalle ore 16 alle ore 18 il laboratorio di pasta madre con spaccio per chiunque venga in maniera totalmente gratuita, a spaccio di una dose di pasta madre. Terzo appuntamento della giornata invece è quello dalle 18 alle 20, sempre sotto forma di laboratorio, perché a noi di Slow Food piace la possibilità di raccontare delle cose facendo partecipare le persone, ed è un laboratorio sulla cucina tradizionale del riuso. Qui mettiamo insieme il tema fondamentale della giornata, quindi della lotta agli sprechi e del cercare di riutilizzare gli ingredienti, i cibi in ogni casa, con invece la cucina del territorio e della tradizione che, come ci insegnavano le nostre nonne, era fatta fortemente anche per necessità economiche di riutilizzare ingredienti, materiali, e anche per legarlo all'evento precedente delle 16, in questo laboratorio si farà per esempio uso di pane raffermo, quindi l'invito è a chiunque voglia partecipare. Qui abbiamo un numero massimo più o meno di 30 persone
legati al numero di seggiole che sono disponibili, però l'invito è a chiunque voglia partecipare di portare magari un po' di pane raffermo da casa, perché verrà utilizzato per fare delle ricette saporite ma con il pane raffermo. L'ultimo evento che presentiamo in questa giornata partirà alle ore 20 e si tratta di un ITIN comunitario. Per ITIN si intende il fatto di mangiare tutti assieme, però ogni persona, ogni partecipante porta qualcosa da casa che ha preparato lui. Tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti, è chiaro che è gradita comunque la prenotazione. Per prenotare basta inviare una mail alla nostra casella di posta elettronica, che è slowfoodforli@gmail.com, forli senza l'accento mi raccomando, o altrimenti chiamarmi direttamente al 348 7014 583.